Bentrovati amiche e amici del canale del Fumettaro Vetusto. Velocemente oggi vado ad introdurvi un albo che è più che altro una curiosità legato al mondo di Wolverine. Precisamente il numero 63, uscito nell'aprile 1995 al costo di 3.000 lire, ovviamente per Marvel Italia. Un numero questo che ci presentava, come già intuibile dalla copertina, ben due storie di Excalibur, tratte da Excalibur numero 57 del novembre 1992 e da Excalibur numero 58 del dicembre 1992, ambedue scritte da Alan Davis, che all'epoca era l'intero curatore del supergruppo mutante inglese, e disegnate, udite udite, da un giovanissimo, allora solamente diciottenne, Joe Madureira. Vi sfido infatti a riconoscerlo in queste tavole. Le due storie in particolare vedevano il team di Excalibur scontrarsi con dei malefici troll, come possiamo vedere qui, nei sotterranei di Londra, troll ovviamente appartenenti alla tradizione inglese. Al centro di questa disputa tra Excalibur e i troll inglesi c'era la presenza del giovane Tom Jones, detto anche Alchemy, un mutante nato, pensate un po', molti anni prima, come risultato di un concorso tra i lettori Marvel, atto a creare un nuovo mutante con nuovi poteri inediti, come si poteva vedere in questo flashback che ci mostrava appunto la prima presenza del giovane Tom Jones nelle prime storie di X-Factor, di Ciclope e compagnia. Non a caso, infatti, poi la storia vedrà inevitabilmente coinvolti gli X-Men di Ciclope, che vediamo qui nella storica formazione degli anni 90, che ultimamente è tornata di moda anche grazie alla serie X-Men 96, che potete trovare ovviamente in giro e che molto sta facendo parlare. Comunque i nostri, come si può ben vedere, voleranno grazie al loro storico Blackbeard in quel di Londra, incontrando dopo tantissimi anni, come si può vedere qui, Nightcrawler e gli altri membri di Excalibur, quindi Kitty Pryde e gli altri personaggi che, come sappiamo, non rivedevano gli X-Men vivi sin dai tempi in cui gli X-Men erano stati dati per morti in quel di Dallas durante la saga Fall of the Mutants, o Caduta dei Mutanti. Comunque, da tutta questa vicenda ne scaturirà quindi una storia tipica nei registri di Excalibur, tra il serio e il faceto, senza togliere poi alcune incomprensioni tra Nightcrawler e Ciclope nel confrontare i loro rispettivi ruoli da leader dei propri gruppi. Divertenti poi erano i siparietti tra troll, elfi e mutanti, e ovviamente i poteri del giovane Alchemy, che, come recitava già il nome, poteva trasmutare oggetti e persone soltanto conoscendo l'elemento chimico che componeva la loro materia. In questo caso spesso il giovane si trovava a trasmutare sia eroi che troll in statue dorate. Una delle trasformazioni che però faceva assai ridere, o più che altro era un po' assurda all'interno di questa storia, era quella che vedeva il nostro trasformare in gomma, come si vedeva qui nella flessibilità degli artigli di Wolverine, appunto gli artigli del mutante canadese. Ma soltanto poi nel finale vedremo di nuovo Tom trasformare di nuovo in adamantio gli artigli del nostro Wolverine. Quindi sorgeva una domanda: come faceva il giovane Tom a conoscere la segretissima formula di composizione chimica molecolare dell'adamantio? Insomma, una bella baggianata o una piccola cantonata o scivolone degli autori della storia. Una storia però che, come detto, vedeva il giovane Madureira ai disegni con un tratto ancora molto debitore del segno di Arthur Adams, suo maestro tutelare sin dagli inizi. Ma dopo tutto era anche giusto, soprattutto in questa storia, rifarsi al segno di Arthur Adams, in quanto lo storico disegnatore era quello che aveva appunto disegnato quella storia di X-Factor in cui esordiva appunto questo giovane Tom Jones, detto Alchemy, quindi questo nuovo mutante inventato di sana pianta dai lettori Marvel in quegli anni 80. Quindi, come dire, una sorta di giusta e stilistica continuità. Comunque l'albo si concludeva, dopo una parte centrale dedicato a uno speciale di prossima uscita sia
sia di Ghost Rider che di Damon Hallstrom, si concludeva con una storia di Wolverine, ovviamente sempre il Wolverine di Larry Hama e Mark Teixeira, in quel periodo alla ricerca di se stesso. Comunque, qualora vi interessasse questa Excalibur in team up con gli X-Men storici degli anni 90, disegnata da un giovanissimo e quasi riconoscibile Joe Madureira, ancora invaso o pervaso, oserei dire, dal verbo grafico di Arthur Adams, vi consiglio come sempre di recuperare questo curioso albo di Wolverine uscito nell'aprile del 1995, magari cercandolo nel mercato dell'usato. Qualora non voleste provare questa pista, vi consiglio degli albi dove trovare ovviamente le storie qui contenute. Quindi, per quanto riguarda le storie di Excalibur, tratte di Excalibur numero 57, volume 1 del novembre 1992, intitolate Per chi trolla la campana, o Excalibur numero 58, volume 1 del dicembre 1992, intitolata Trollando, le potete trovare ambedue su Marvel Omnibus numero 174, Excalibur volume 2, uscito per Panini Comics nel recente 2022. La storia invece di Wolverine che concludeva il finale, ma che non siamo andati qui ad approfondire, invece la potevate trovare soltanto all'interno di questo Wolverine. Bene, io non ho nient'altro da aggiungere, se no ricordarvi come sempre che il volume appena consigliato lo trovate in descrizione sotto questo video, in modo da potervi orientare al meglio nella vostra personale ricerca. Quindi io vi rimando ad una prossima lettura ancora più veloce, si spera, ricordandovi di mettere un bel mi piace a questo video se avete gradito, ovviamente iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare le notifiche, commentare, condividete soprattutto, e ci rivediamo ovviamente ad un prossimo video.